Antropocena. Messaggio nella bottiglia. Mi chiamo Alice Diacono, ho 31 anni e 10 mesi. Sono nata nel 1987. Quando sono nata io, la resistenza era finita da 40 anni, i 68 da 20 e i 77 da 10. Quando sono nata io era tutto finito. Sono arrivata giusto in tempo per la caduta del muro di Berlino, l'ascesa dell'impero Finivest, la fine della Prima Repubblica, Mani Pulite e Chernobyl. Che culo! Sono stata concepita 8 mesi dopo la catastrofe nucleare della centrale ucraina. Mia madre non mangiava verdure durante la gravidanza per paura della contaminazione. Sono nata il 9 di agosto. A 42 anni esatti dall'inizio della nuova era geologica, il giorno in cui venne sganciata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Il 1° agosto del 1980, il giorno prima della bomba messa dai fascisti, mia madre era alla stazione di Bologna. Aveva 16 anni, stava andando al campeggio evangelico sui Colli. I primi ricordi che ho del mondo sono gli adulti che festeggiano la caduta del muro, i ragazzi che scavalcano reti vicino casa per andare a bucarsi, i bambini della guerra in Jugoslavia. Nel 2001 ho finito le scuole medie, ho scritto la mia prima poesia, non sono andata al G8 di Genova. Mia madre me lo impedì, mandandomi al campeggio evangelico. Lì non arrivavano notizie. Solo il vecchio custode comprava il giornale e da lì lessi la mattina del 21 luglio della morte di Carlo Giuliani. Giurai che mai e poi mai qualcuno mi avrebbe di nuovo tenuta fuori dalla storia. Tornata a casa, chiesi come regalo per il compleanno una connessione internet. Scaricavo la musica con Napster e registravo videocassette VHS in cui alternavo letture di poesie a brani musicali e dialoghi immaginari. Il mio sogno era quello di fare una radio per parlare a quelli che come me erano svegli di notte. Pensai che dovesse avere il mio nome, quindi digitai sul motore di ricerca Radio Alice. Suonava bene. Il risultato di quella ricerca cambiò la mia vita per sempre. Ho cominciato le scuole superiori l'11 settembre 2001. Quel giorno cominciavo ufficialmente la mia adolescenza e una nuova epoca del mondo. Ho fatto in tempo a vederlo come era prima e come non lo sarà mai più. Non ho visto il grunge, né il prog, né il neorealismo, né la new wave. Non ho fatto nemmeno in tempo ad arrivare per il movimento rave, che quando ero adolescente io era già degenerato. Sono arrivata in tempo però per la nascita dell'indie e del combat folk. Che culo! Ho cominciato l'università nel 2007 e mi sono laureata nel bel mezzo della più grande crisi del sistema capitalistico globale. Vivo nell'epoca più affollata della storia. Non c'erano mai state così tante persone su questo pianeta. Negli ultimi 10 anni la popolazione mondiale ha raggiunto i 7,6 miliardi. Dovunque si vada nel mondo è pieno di esseri umani e di segni della loro azione. Qualsiasi cosa facciamo o scelta prendiamo, facciamo dei danni perché siamo troppi. La demografia dice che tra 50 anni la transizione nei paesi industrializzati sarà terminata e la popolazione diminuirà drasticamente. Ma io non farò in tempo a vederlo perché sarò già troppo vecchia o morta. Questo significa che sto vivendo nell'epoca più sovraffollata di sempre. Che culo. Gli studiosi dicono anche che nel futuro non si lavorerà più, non ci sarà bisogno del lavoro, ci sarà la piena automazione ed esisterà un reddito universale che permetterà all'uomo di dedicarsi a ciò che più desidera, ma per ora ancora no. Siamo nel periodo di passaggio in cui meglio essere sfruttati che non essere sfruttati per niente. Il lavoro non c'è già più, ma abbiamo ancora bisogno di lavorare. Che culo! Sono arrivata troppo tardi, quando era già tutto finito. Il buffet al banchetto della storia terminato.
Un'epoca in cui non accade nulla, in cui si dice non c'è più un futuro. Probabilmente il collasso arriverà presto, ma più probabilmente moriremo tutti prima di noia. Alcuni giorni agisco come se non avessi paura del futuro. Decido deliberatamente di far finta di essere tranquilla, di non avere ansie e incertezze. Mi aggiro per casa con movimenti dolci e lenti, contemplando gli alberi fuori dalla finestra, mentre sorseggio una tazza di tè verde che faccio finta di farmi piacere perché, dicono, faccia bene e aiuti a combattere i radicali liberi. Un'altra cosa che aiuta a combattere i radicali liberi, secondo me, è avere una prospettiva per il futuro, non vivere nel terrore, non sfruttare e non essere sfruttati. Ma cose come l'autodeterminazione, la capacità di organizzarsi e la solidarietà tra gli individui nella mia epoca non vanno di moda quanto il tè bancio. Secondo le previsioni, entro il 2050 il 50% della popolazione mondiale soffrirà di depressione. Per quanto mi riguarda, certi giorni mi sento in pace e in armonia col mondo e il giorno dopo sto premeditando il mio suicidio. Poi mi consolo pensando agli uomini del Medioevo che si amputavano arti e si toglievano denti senza anestesia e penso che non va poi così male. Tu, uomo del futuro, che stai leggendo queste parole, sappi, lotto tutti i giorni con i sensi di colpa per quello che mangio, per come mi scaldo, per come viaggio, per l'aria che respiro. Ogni azione che compio diventa una scelta etica, una questione di vita o di morte, un problema di ordine morale. Sono pronta a ribellarmi all'estinzione o del tutto impotente di fronte alla catastrofe, incapace di liberarmi dallo stress quotidiano per tenere insieme i cocci, per sopravvivere tra la folla, in una società che si sta rarefacendo, in un pianeta che sta andando a pezzi. Sono qua a guardare giorno per giorno il termometro che si alza, il deserto che avanza, il conto alla rovescia, il limite estremo fino a dove ci ha portati la storia. O forse solo una che cerca di cavarsela in questo piccolo angolo di antropocene.